sicuramente questo centro disabili serve un territorio di 200.000 chilometri quadrati, un bacino di utenza di 30.000 utenti e ben 24 comuni. L'importanza si commenta da sé, 20 utenti, quindi 20 famiglie che non saranno più disseminate sul territorio ogni singola mattina, ma bensì verranno recuperati da questo servizio di trasporto e localizzati a Recelto. Questa struttura è adeguata alle ultimissime normative, ci sono delle aree verdi, ci sono tutte le attività occupazionali, ma soprattutto quello che conta è il rapporto utente-educatore, che è di uno a uno. Quindi ogni singolo portatore di handicap avrà un educatore che lo seguirà nell'intera giornata. Questo ci sembra un lavoro importante da lasciare sul territorio, che un'amministrazione può fare a servizio del sociale. Al servizio del sociale, che è un settore sempre sofferente, invece noi abbiamo investito molto. I dati sono quelli che voi sapete, di 740.000 euro solo da parte del Comune di Recelto. Certo. Questo ci sembra un segnale importante da lasciare oggi sul territorio.